Sarà una stagione rivoluzionaria. Dalla prima giornata di campionato la Serie A team accoglierà su tutti i campi la VAR, Video Assistant Referees, ovvero quella che un tempo era definita moviola in campo. Un arbitro aggiuntivo, designato partita per partita, affiancherà il lavoro del direttore di gara sfruttando le immagini delle telecamere. Dopo l'introduzione della Goal Line Technology, che ha risolto i dubbi sui gol fantasma, si farà quindi chiarezza anche su altre situazioni, simulazioni, rigori e fuorigioco. Ma questa non sarà l'unica novità del prossimo campionato, che prenderà il via il 20 agosto. Per la prima volta niente pausa tra Natale ed Epifania, si giocherà il 23 e il 30 dicembre. È però previsto uno stop invernale dal 7 al 20 gennaio. Programmati anche tre turni infrasettimanali, 20 settembre, 25 ottobre e 18 aprile. Ultima giornata schedulata per il 20 maggio, tre settimane prima del fischio d'inizio dei mondiali di Russia. Ma le luci si abbasseranno solo il 28 maggio, data della finale di Team Cup. E mentre la Juventus cercherà ancora l'Unplane con il settimo titolo consecutivo, le rivali partiranno con un solo obiettivo: interrompere l'egemonia bianconera.